Grazie della parola, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Gianni Cavalcanti, portavoce del Comitato Cittadini per il diritto alla salute, articolo 32. Il contributo che volevo portare è questo, sapendo che molte delle cose sono state dette negli interventi precedenti. Ricordare il definanziamento, come è già stato ricordato da altri, per Francesco Maiorino per esempio, perché i costi della sanità sono stati ridotti dal governo al 6,2% nell'ultimo anno della legislatura, il che vuol dire che non è vero quello che dice il governo, che ha messo risorse maggiori, perché quello che vanno rapportate le risorse maggiori sono con l'inflazione e quindi siamo risorse molto al di sotto, perché la media europea si attesta al 7% e i paesi con i quali siamo soliti confrontarci, la Germania e la Francia, sono attestati al 10% del PIL. Quindi si sta favorendo la sanità privata, ovviamente, è stato detto abbondantemente. Bisogna ricordare anche il definanziamento di quello che prevede il PNRR di un terzo, quindi siamo proprio alla riduzione delle risorse per la sanità pubblica. Vuol dire, secondo me, la dico in questo modo, che stiamo assistendo ad un processo di americanizzazione della sanità pubblica in questo paese. Sapendo che c'è un altro elemento che vorrei portare, che è questo, che il ricorso sempre più massiccio alle polizze di assicurazione, anche qui un fenomeno di disuguaglianza inaccettabile, perché chi può permetterselo accende la polizza di assicurazione, chi non può, con le liste di attesa, rischia di non curarsi, rinuncia alle cure, e rinunciare alle cure assistiamo al dato che ci sono, che diminuisce l'aspettativa di vita per le donne e per gli uomini. Questo è del tutto inaccettabile, ci sono 20 milioni di persone che sono assicurate con le polizze e ci sono 14 milioni di persone assicurate con i fondi sanitari delle diverse categorie. Mi sembra un dato di disuguaglianza questo che deve essere superato. Sul personale io voglio ricordare questo, è già stato detto, li abbiamo considerati degli eroi nel momento della pandemia, giustamente, e adesso stiamo assistendo al fenomeno per cui vengono aggrediti nei reparti, nei pronti soccorso, soprattutto le donne. Il dato sono 17.000 aggressioni avvenute negli ospedali e nelle strutture pubbliche di sanità pubblica. Quindi sono estremamente d'accordo che si crei un movimento di grande portata per supportare il referendum. Grazie e buona giornata.